Adesso passo la parola a Mario invece Macaro della Federazione dell'Escursionismo, che chiaramente beh, ci parlerà, credo, velocemente di quello che è l'esperienza dei sentieri europei, il sentiero 1 in particolare, su cui loro lavorano da molti anni e che in qualche modo è parallelo, a volte si intreccia anche col sentiero Italia. Prego Mario, velocemente. Un secondo per Mario Macaro perché era tra gli spettatori, arriva subito. Sì. Quindi, comunque ha sentito quindi la mia presentazione, però. Eccomi Sì, arriva, arriva. qua, sì, ho sentito tutte le presentazioni, allora ringrazio molto l'amico Paolo per avermi fatto intervenire e soprattutto l'agenzia del Demanio. Fino adesso, diciamo, la FIE non è stata coinvolta in questa attività che apprendo oggi e senz'altro saremo interessati a collaborare nel futuro. Vorrei dire soltanto due brevissime parole. Una, appunto, che siamo stati, scusate un attimo, che come FIE ovviamente e come escursionismo in genere, in questo periodo particolare, dobbiamo ovviamente posizionarci per un turismo di prossimità, in quanto non si può pensare di fare attività di massa e bisogna limitarci a quello che è possibile fare. Tant'è vero che proprio a giugno abbiamo fatto un appello al Presidente della Repubblica, a tutti gli organi istituzionali, al Governo, per la salvaguardia delle comunità montane e rurali, con i quali appunto ci andiamo a dimensionare al momento che andiamo a fare i nostri percorsi all'interno del territorio. In futuro potremmo traguardare anche orizzonti più lontani, in quanto la FIE, come è noto, appunto, è diciamo, il responsabile in Italia della sentieristica europea della Federazione Internazionale per l'Escursionismo, e Paolo appunto ha ricordato il Sentiero E1 che è il più importante, che va da Capo Nord fino appunto a Capo Passero, e tramite questi sentieri, dei quali ben 5 attraversano l'Italia per migliaia di chilometri, ci colleghiamo a quello che è tutta quanta l'Europa, con un bacino di 3 milioni e mezzo di escursionisti. È importantissimo quello che è stato richiamato dalla sottosegretaria Bonaccorsi, dal professore del Touring Club, appunto, sulla rete. Ovviamente per fare tutto questo è necessaria una rete, è necessario appunto lavorare tutti insieme. Noi già lo facciamo, ovviamente come parte dell'associazione dell'Alleanza Mobilità Dolce, di cui ci hanno donati, appunto, che già ha parlato, e come parte delle 40 associazioni che ne fanno parte, e siamo ovviamente disponibili a misurarci anche direttamente o tramite l'altra a modo a tutto quanto il mondo, diciamo, che si muove intorno appunto al turismo sostenibile e alla valorizzazione dei nostri borghi e del nostro territorio, delle nostre bellezze. Grazie a tutti.